Siamo a Modica, una delle città più famose della Val di Noto. Ma Modica è soprattutto nota per che cosa? Per il suo barocco. Qui alle mie spalle abbiamo un esempio è la chiesa di San Pietro, anzi il Duomo di San Pietro che risale al 1700. Ma noi oggi scopriremo anche un altro lato, un'altra caratteristica di questa città. A Modica si produce uno straordinario prelibato, squisito, sopraffino, profumatissimo cioccolato fondente. E andiamo a scoprire perché in questa città c'è un cioccolato così buono. Benvenuti a Linea Verde, buongiorno, come va? Buongiorno, tutto va benissimo, bene? Ecco. Buongiorno, salve. Buongiorno, benvenuti a Linea Verde. Allora, intanto spiegateci perché viene fuori il cioccolato proprio a Modica, perché? Gli spagnoli in effetti conobbero alla scoperta del nuovo mondo questa tecnica, il prodotto, il cacao, il modo di servirlo, il modo di lavorarlo. E in quel periodo, alla scoperta del nuovo mondo, Modica era dominazione spagnola e quindi abbiamo avuto direttamente per conoscenza il tutto. Allora, fateci un po' vedere e vediamo subito. Intanto dalle immagini che il nostro regista Angelo Vitale ci mostrerà, delle immagini che ha trovato lei, no? Delle piantagioni, sì, proprio... Sono delle piantagioni a Sao Tomé e Principe, che sono due isolette al largo del Golfo di Guinea. Allora, il frutto che proviene da Sao Tomé e Principe questo. All'interno abbiamo le fave di cacao che sono disposte in questo modo. Le fave di cacao vengono ammonticchiate, inizia la fermentazione e l'azione della fermentazione è sicuramente l'azione più importante perché sviluppa i profumi primari del cacao che ritroveremo poi nel prodotto finale. Cos'è questo? Pasta di cacao. Pasta di cacao. Che è il prodotto che si ottiene dalla macinazione delle fave di cacao, prima in nibs e poi in pasta. La pasta di cacao originaria contiene due ingredienti principali, il cacao e il burro di cacao. Nel cioccolato di Modica, a differenza di quello industriale, non c'è ulteriore aggiunta di burro di cacao. Io voglio vedere una cosa, perché i nostri telespettatori gli piace tanto andare a vedere come vengano fuori i prodotti, come si lavora. Buongiorno, benvenuti a Linea Verde. Allora, qui siamo nella stanza dei segreti del cioccolato. Lui sta prendendo la pasta di cioccolato che è già pronta. Siccome viene lavorata ad una temperatura che non distrugge i profumi della massa di cacao, 45 gradi, i cristalli di zucchero a questa temperatura non si sciolgono, quindi li sento in bocca. Infatti li sento in bocca. Buongiorno. 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 Benvenuta a Linea Verde. Ma lei da dove viene? Dal Giappone. Dal Giappone, sì. Fino qua? Per imparare? Sì. Come si chiama? Reiko. Come? Reiko. Reiko. Sì. Allora, lei tornerà in Giappone con i segreti del cioccolato di Modica. Sì. Vedi che lo vuoi. Allora, io sul sorriso di Reiko, di questi ragazzi che sono dei bravi artigiani, perché questa è una tradizione che dovete tramandare. Sicuramente. Io vi do appuntamento nella via dei mestieri e delle professioni. Vi porterò in un vicolo che racconterà e trabocca di storia.